Benvenuti al convegno Giustizia e Sicurezza. Più sicurezza per il cittadino, no ai tagli per le forze dell'ordine, certezza della pena. Io presento e ringrazio gli intervenuti, l'onorevole Andrea Ronchi, presidente del Movimento Insieme per l'Italia, già ministro col governo Berlusconi, ministro delle politiche europee. Grazie Andrea. Grazie. Ringrazio Magda Menchini, presidente dell'Associazione Armatiera di Firenze. La mia destra è Rina Sokolova, responsabile del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza della Regione Toscana. Grazie infinito per la splendida disponibilità di Mardi Cristiano Alba. Sintonia con le battaglie della Lega, grazie veramente tante. Io vi darò veramente pochi minuti, oggi pomeriggio vorrei parlare dei numeri. Partiamo dai primi numeri sull'immigrazione. In Italia gli immigrati nel 1981 erano 321.000, l'anno che ci fu il primo censimento. Pensate che nel 2014 gli immigrati in Italia erano 4.900.000 immigrati. La stima degli immigrati clandestini nel 2014 era di circa 500.000 unità, per un totale di immigrati tra irregolari e non nel 2014 pari a 5.400.000 cittadini extracomunitari. L'operazione Mare Nostrum è stata vergognosa in Italia, ha prodotto 141.000 sbarchi. Il costo dell'operazione Mare Nostrum, parliamo anche di soldi, quindi parliamo di numeri oggi, è costata 1.500.000 di euro al mese, 18 milioni di euro l'anno, dati ufficiosi, ma si pensa che il costo sia stato di 4 milioni in mese, pari a 48 milioni l'anno per l'operazione Mare Nostrum del 2014. Purtroppo il contributo dell'Unione Europea è stato solo di 9 milioni l'anno. Forze impegnate sull'operazione Mare Nostrum sono state 5 internavali, 10 tra aerei ed elicotteri, sono stati impegnati forze della Marina, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, per un totale di 1.500 uomini impegnati. E il totale sbarchi dell'operazione Mare Nostrum, che anche se è cambiato nome continuano ad arrivare, avete visto lo sbarco di 1.000 extracomunitari di ieri, 141.000 dal 1 gennaio al 31 ottobre 2014, 141.000. Questo è stato l'operazione Mare Nostrum, questo è stato il ministro Alfano che ci ha dato questi numeri. Quindi a casa Alfano direi. Mentre ci sono questi numeri vergognosi e quindi gli italiani chiedono allo Stato più aiuto, più uomini, più mezzi per le forze dell'ordine, il governo Renzi ha tagliato per quest'anno, per il 2015, sulla finanziaria 75 milioni di euro alla sicurezza nazionale. Parliamoci di numeri della Toscana. In Toscana, pensate, sono state censite 35 organizzazioni criminali esistenti in Toscana. Se pensiamo di essere in un'isola felice ci sbagliamo, c'è proprio una grave carenza di legalità. 35 organizzazioni criminali sono in Toscana. La Toscana è la prima regione in Italia per reati denunciati, quindi le cose sono due: o siamo bravi perché quando ci commettono un furto andiamo a denunciarlo, oppure in Toscana ci sono più ladri che nelle altre regioni. Tant'è che è la prima regione per reati denunciati. Firenze addirittura al settimo posto sui 103 capoluoghi per reati. Sempre per parlare dei numeri, Firenze ha 5.781 denunce di furti ogni 100.000 abitanti e negli ultimi 10 anni ha avuto il più 177% di incremento di questi reati di furti. Le problematiche sul territorio, io parlavo l'altro giorno con una delegazione del sindacato autonomo di polizia, le problematiche sul territorio sono denunciate regolarmente dalle forze di polizia che denunciano che noi abbiamo questure di serie B, che abbiamo poco organico. In alcuni casi l'organico è fermo alla metà degli anni 90, con un'età media per ogni agente molto alta. E la loro richiesta qual è? Più uomini e più mezzi. Mentre per quanto riguarda sempre la Toscana,
Da una parte lo Stato centrale taglia 75 milioni alle forze dell'ordine, di contro invece la Toscana spende e spande dove vuole, e vedrò due numeri, spero di non umiliarvi. Ad esempio, parlavamo prima dei dati sull'immigrazione, la Toscana invece spende per i rom in Toscana. Spende anche tanto, cari amici. Pensate che dal 2009 al 2011 ha speso all'anno 1 milione e 65 mila euro in progetti che si chiamavano percorsi integrati di inserimento sociale. 1 milione e 65 mila euro per 3 anni, 2009, 2010 e 2011. Nel 2014, invece, sotto una delibera intitolata Interventi pilota in materia di edilizia abitativa a favore di comunità emarginate, poverini, progetti quindi in comune con Pistoia, Società della Salute della Pesana e Comune di Lucca, nel 2014 la Regione Toscana ha speso 2 milioni per questa assistenza e questi progetti. Sempre nel 2014, non si sono fermati perché giustamente dice si va avanti, è nato un progetto che si chiama MELT, Migranti e Lavoro in Toscana, e per quest'anno hanno già speso, nel 2014 hanno speso 790.692 euro. Questo quando ci sono pensionati che non arrivano a fine mese, famiglie in difficoltà, persone che non hanno una casa, che non riescono a pagare l'affitto o meglio non riescono a pagare nemmeno un mutuo. Quando ci sono le famiglie in difficoltà, anziché aiutare i nostri cittadini toscani, questa è la sinistra, aiutano sempre gli ultimi arrivati, o meglio i rom in questo caso. E per noi è una vergogna. Vogliamo con queste elezioni regionali mandare a casa la sinistra anche per questo. Cari amici, scusate se vi ho annoiato, ma è una fotografia che dobbiamo vedere. Sempre la Toscana, che si vanta di avere la migliore sanità, ma andate a chiedere ai toscani quando chiedono un appuntamento per ottenere un attacco, una visita particolare, i tempi di attesa. E si buttano invece via in Toscana milioni sulle società partecipate. Sono business, queste sono clientele, sono gruppi clientelari che tutte le volte quando andiamo a votare vi ritornano. Perché se pensate che in Toscana sono 500 società partecipate, più 3.606 partecipazioni degli enti locali in consorsi e fondazioni, con una spesa a carico di pubblica amministrazione per 556 milioni di euro l'anno. E la Regione Toscana è la regione con il maggior numero di società partecipate dagli enti locali, che è in media 11 per comune. La Regione Toscana ha 23 società direttamente partecipate, 36 partecipazioni di organismi cooperativi e consorsi, 21 fondazioni, quindi un totale di 80 partecipazioni tra società, consorsi e fondazioni nel 2014. Un terzo di queste sono sempre perennemente in perdita. E i trasferimenti, ho trovato un dato soltanto del 2012, della Regione Toscana a queste società, Fondazione Valenti, è stato pari a 133 milioni di euro. Cari signori, qui le risorse ci sono tanto, avete visto, vanno ridistribuite in maniera migliore, vanno distribuite e ridistribuite per il sociale, vanno ridistribuite per gli italiani in difficoltà, e certamente dobbiamo mettere uno stop fermo e deciso a questa politica scellerata di spreco di denaro pubblico in Toscana. Questo è un impegno che non solo prende la Lega Nord, ma che prendo anch'io come candidato al Consiglio regionale della Toscana. Io vi garantisco il massimo impegno in caso di elezione per cercare di invertire questo brutto tendere. Io vi ringrazio per il momento. Irina Sokolova, responsabile del Dipartimento di Migrazione e Sicurezza. Grazie Irina. Grazie Jacopo, buonasera a tutti. La sicurezza per lo Stato italiano, per ogni famiglia, per tutti i cittadini, è un pilastro fondamentale del sistema di protezione, una difesa immunitaria dello Stato come un organismo dalle minacce che ne indeboliscono la qualità dell'esistenza. La sicurezza è un settore complesso che arriva ad occuparsi di molti comportamenti diversi, che vanno dalle catastrofi naturali alle più quotidiane manifestazioni di delinquenza incontrollata nelle moderne condizioni.
La Lega Nord ha fondato il Dipartimento di Immigrazione e Sicurezza come uno dei principali settori di studio su quale basare la nostra linea sull'amministrazione dello Stato. Fondato lo scorso novembre, il Dipartimento, primo nella storia dei partiti politici italiani, con Toni Nuovi come responsabile federale. Abbiamo proposto di ripristinare penalmente l'illecito del ingresso clandestino in Italia, ridotto stupidamente ad un netto reato amministrativo, perché l'immigrazione clandestina aumenta il movimento incontrollato dei soggetti a noi totalmente sconosciuti, rendendo il territorio privo della necessaria protezione dall'arrivo di persone socialmente pericolose. La Lega Nord ha proposto di partire dalla difesa dei nostri frontieri, iniziando da qui la protezione e costruire la sicurezza dello Stato per garantire quella dei singoli cittadini. Il Dipartimento ha un ampio raggio di azione. Voglio oggi concentrarmi sull'immigrazione clandestina incontrollata. Senza regolarità e legalità non c'è lavoro onesto. Con tutti i problemi che questo comporta, che vanno dalle difficoltà economiche e sociali, degli immigrati irregolari o clandestini, alla necessità di molti di compiere atti delinquenziali per provvedere in qualche modo a loro stessi. La conseguenza diretta del ragionamento fatto sull'importanza di favorire un'immigrazione di qualità è quella di affermare con sempre maggior forza il dovere di questo Stato di esigere il rispetto delle sue leggi e quindi di contrastare con fermezza ogni forma di illegalità, compresa ovviamente quella legata all'immigrazione irregolare e alla migrazione clandestina. Non solo, viviamo ormai da troppo tempo una condizione di eccessiva scarsità di risorse, non potendo perciò permetterci di provvedere adeguatamente a tutte le situazioni di bisogno che presentano. Sarebbe disonesto affermare il contrario. Banalmente presentato un elenco dei problemi seguito dalla lista delle possibili soluzioni, senza mai affrontare il tema delle risorse necessarie e chi dovrà pagare il prezzo. Esiste in ogni processo di sviluppo il momento in cui ciò che si vuole realizzare si scontra con ciò che si può realizzare. Dato che in politica la teoria priva di una possibile concreta applicazione è solo un mezzo per ingannare i cittadini, per ottenere il consenso attraverso il vecchio trucco di promettere irraggiungibile. Fare politica seriamente significa invece di essere in grado di assumersi la responsabilità di allocare risorse e in alcun caso volere di dire di no anche quando si vorrebbe dire di sì. Ebbene, oggi è il momento di dire sì a coloro che rispettano la legge italiana e di dire di no a coloro che non la rispettano. È il momento di accogliere le richieste di chi ha un lavoro onesto e di conseguenza un diritto di residenza sul suolo italiano e il dovere di contribuire alla crescita economica e sociale dell'Italia. È il momento di contrastare con fermezza l'immigrazione irregolare o clandestina, causa di situazioni di estremo degrado in cui interrompe sempre più illegalità. Perciò, due devono essere le linee guida dell'Italia in materia di immigrazione clandestina: estrema decisione nel promuovere organizzazioni mirate a contrastare l'immigrazione clandestina alla fonte, ciò prima che i migranti si imbarchino per raggiungere le nostre coste, tanto quanto si trovano in mare già troppo tardi. Bisogna in tal senso aumentare lo sforzo nello sgominare le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione
situazione dell'agente e identificare i soggetti responsabili della quotidiana tratta di esseri umani e impedire che continuano a svolgere tale crimine. Decisione ancora più forte nel pretendere che l'Unione Europea si faccia pieno carico delle leve necessarie per raggiungere tale risultato e per nei casi in cui comunque gli immigrati clandestini raggiungono le nostre coste, provvedere la necessità di questi individui. Non è accettabile che a fronte del 9 milioni e mezzo di euro spesi ogni mese nella protezione Mare Nostro, missione di salvataggio di migranti nel Mediterraneo che ha soccorso in un anno 140.000 persone. L'Unione Europea abbia contribuito con soli 3 milioni, ciò è in una misura inferiore ad un terzo. Considerando i 170.000 migranti clandestini giunti sulle coste italiane nel 2014, stime anche di nuove arrivi costantemente in crescita, le scelte politiche europee devono essere rapide e basate sul principio dell'Europa, divisione tra gli Stati membri della responsabilità e delle oneri derivanti dalla migrazione clandestina. Grazie e lo passo a voi. Grazie per tutto quello che sta facendo in Toscana, per la Lega, per il tuo dipartimento, sicurezza e immigrazione. È un momento che di sicurezza e di giustizia, sicurezza e giustizia, è un momento che c'è veramente tanto, tanto bisogno. Io passo la parola all'amica Magda Menghini. Grazie Magda. Di buona volontà che pur essendo del centrodestra, qui lo affermo, non sono con per statuto apartitici. Io vi parlo stasera proprio in libertà, come se fossimo tutti quanti dentro. Quindi volevo specificare che noi siamo qui perché in parecchie cose siamo d'accordo con lei. Anzi, stasera da qualche tempo mi ha fatto molto piacere sentire questa difesa degli italiani, che per uno dei motivi per cui ero molto incerta sulla Lega era la faccenda di parlare sempre della Padania, del Nord. Invece finalmente si sta parlando di italiani e mi commuove, anche se insomma mi commuove relativamente il fatto che quando si parla degli italiani da parte di Salvini o di altri dirigenti della Lega si dica veramente italiani dal Nord al Sud, perché noi siamo veramente italiani, lo stesso sangue, la stessa carne, e oltretutto questo deprecato che purtroppo è stato veramente massacrato da vari partiti, perché è stato un serbatoio di conti. Non bisogna dimenticare che il Sud, la cultura che ci ha portato il Sud, si è sposata con la cultura che avevamo noi del centro e del nord. Quindi un ringraziamento alla Lega che finalmente si parla di italiano. La seconda cosa che volevo dire era su questi convegni che vengono fatti tanti convegni, i vari onorevoli signori, dottori, capi partito che sono qui lo dimostrano, perché hanno un convegno ora, poi hanno un convegno dopo, eccetera. Non avete voglia di bere litri di acqua, rimanete a secco. Ma ho paura che le orecchie degli italiani in questo momento siano un po' sorde. E questa è la mia paura. Perché? Perché sono affascinate da quella sirena che si chiama Matteo Renzi. Il quale Matteo Renzi, noi in Toscana va bene, la sinistra ha sempre imperato per decenni, però si è presentato agli italiani come la persona che può fare tutto, tanto è vero che quando in un suo programma che diventò frequentemente presidente del Consiglio, nessuno di noi l'ha votato, perché questo si dimentica troppo spesso. Quando io sento dire che lui già disse una volta che governava fino, sarebbe governato fino al 2018, io
io da perfetta ignorante cittadina, come molti di noi, mi sono chiesta, ma chi gliel'ha dato il permesso? E l'ha dato quel presidente che è molto molto furbetto, che si chiamava Giorgio Napolitano, che, parliamoci chiaro, ha effettuato un colpo di Stato, perché nessuno di noi ha votato né Monti, che ci ha rovinato, né Letta, né Renzi. Ve l'ho detto, non parlavo di in famiglia. Quindi io in questo momento sto parlando per parlare di chi ci ha imposto, e vediamo bene che quei famosi 80 euro, che secondo comunque la frequenza con cui li dice Renzi sono diventati 80.000. Quindi quei famosi 80 euro che avrebbero dovuto risollevare l'Italia, evidentemente molti nostri parlamentari, anche della destra, non hanno idea di cosa siano 80 euro, perché probabilmente li spendono solamente nelle mance che danno a destra stessa quando vanno a letto, sono particolarmente tirchi. Quindi questi 80 euro sono diventati la favola di tutta l'Italia. Io quando lui annunciò il suo programma disse, per Diana, se questo qui mantiene quello che ha detto, va a finire il voto anch'io. Ma di tutte le promesse che ha fatto io vedo solamente una cosa, l'aumento delle tasse. Eppure sta favoleggiando, perché la mattina quando mi alzo, esattamente come voi, la prima cosa che faccio è accendo il televisore. E televisore che mi compare quel viso simpatico di Matteo Renzi. Allora poi chiudo, lo riapro, dopo un'ora c'è di nuovo Matteo Renzi. Ed è una costante, evidentemente le televisioni risparmiano un sacco di soldi, perché invece di mettere comici o di mettere attori ci mettono Matteo Renzi, che tutti lo stanno guardando, che non solo non costa niente, ma ama terribilmente farsi prendere, in modo che è una specie di tamburo che entra nelle orecchie italiane per essere buttato. L'altra storia di Matteo Renzi, quando finisco, giusto perché volevo parlare di questo simpaticone, è il 40% degli italiani lo ha votato. Quale 40%? Scusate, io sono debole in matematica, però ho visto che il 50% è andato a votare. Il 40% del 50% non mi risulta che sia il 40% della totalità degli italiani. Un'altra cosetta che vorrei tanto che mi fosse detta, perché la dovrebbe smettere di dire che il 40% degli italiani l'ha votato. Lui si è proposto e andato con un stai sereno alla presidenza del Consiglio con 3 milioni di voti, sui quali avrei qualche piccola calunnia, su 3 milioni di voti di gente sua che lo ha votato, di gente del PD. Quindi sono stati elegantemente estremisti. Lui è arrivato alla presidenza del Consiglio con la complicità nefasta del presidente Giorgio Napolitano. Allora, facciamo abbastanza correnza, adesso proseguo sulla sicurezza e sulla giustizia. La giustizia è cieca, solamente che in Italia è cieca a tratti, a volte si mette la benda, a volte se ne arriva, dipende dai personaggi. La sicurezza, ma io qui di sicurezza neanche io non ne vedo, perché a parte il fatto che fuori c'è mezzo esercito, perché c'è il dottor Adam, al quale, vi sapete, graziosamente hanno promesso tante belle cose, le mille porte delle torture raffinate, eccetera, eccetera, poi per il resto io in giro non le ho viste. E questo ve lo dico anche perché la sicurezza, fino a un certo punto, la sicurezza non per noi popolo, non per noi povera gente, miseri mortali, la sicurezza deve essere per gli altri grandi, perché io vi dico una cosa che forse molti di voi già sapete. Noi come Martinella siamo entrati in consiglio regionale a sentire educatamente col basta, travestiti con il burka. Io ho visto un putiferio, noi siamo entrati col burka, è successo di re di Dio, sono arrivati a momenti che chiamavano la FBI per cercare di incastrarci o di farci buttare via. Quindi vuol dire che fuori hanno lasciato il permesso a tutti quanti, quelli che volevano, le donne, eccetera, di andare in giro con il burka. Ma dove ci sono i palazzi del potere, lì no, perché lì non si può, perché lì sono i cervelli pensanti della nostra regione. E qui vengo all'altro fattore, si parla della sicurezza con tutti questi migranti. Io ve lo dico francamente, io ce l'ho a morte con questi immigranti. Da un punto di vista.
chiaro che non mi interessano. Volete che io dica che sono razzista? Ora io sto diventando razzista, perché se a questo momento qui mi dicono queste sono persone che bisogna accogliere, io sono cattolica, cristiana, di leggere. La nostra religione ci dice di accogliere, eccetera, non ci dica, dice mica di farci ammazzare, non ci dice mica di non lottare per sopravvivere. Noi non ci possiamo più permettere questa gente che oltretutto entra, fa danni, poi vorrei sapere chi è, tra l'altro, questa gente, perché io so per certo che oltretutto non viene nemmeno controllata sanitariamente. Finora lo Stellone d'Italia ha retto perché ha avuto fortuna. Perché se qualcuno entra con qualche virus, non sto parlando di Ebola, ma so che sono aumentati i casi di Ebola, sono aumentati i casi di sono aumentati i casi di lepra, la scabbia è diventata una costante, non vengono controllati. Come fanno questi disgraziati medici a controllarli? Mancano i medici, che facciamo? Mandiamo 1000 medici in più? Perché mentre parliamo, quelli seguitano a sbarcare, e Renzi se ne frega proprio di questa gente, non ne parla, è un argomento che per lui è proibito. Perché? Perché perde voti se parla degli immigrati. Mentre ogni giorno dai 200, ai 500, ai 1000, non è più possibile. E oltretutto questa gente, abbiate pazienza, ma se in un recipiente ci mettete del vino, e poi ci mettete del latte, poi ci mettete l'alcol, e poi ci mettete l'aceto, come fa questo contenitore ad amalgamare tutte queste cose? Noi siamo diversi, ma diciamolo che abbiamo un altro figlio. Da secoli che noi abbiamo pagato con sangue, perché non vi dimenticate i secoli in cui siamo venuti in Italia a combattere, eserciti di varie nazioni, sono qui, si sono installati. Qui noi siamo alla caduta dell'impero romano, perché abbiamo perso i valori, abbiamo perso l'ideale, abbiamo perso la voglia di fare, ma anche tutte queste aziende che se ne sono andate in giro all'estero e hanno lasciato qui disoccupazione, famiglie in povertà e via dicendo. Ma questi sono imprenditori, perché? Perché sono stati schiacciati dalle tasse, dal peso dello Stato, da questa sinistra che considera qualunque imprenditore, piccolo negoziante, piccolo commerciante, un evasore a prescindere. Non si può seguitare in questo modo, non è possibile. O noi diamo un voto solido questa volta e facciamo capire che siamo intavolati veramente, di quei tavolati che ci sono il Signore e io dovrei essere in teoria. Quindi non si può seguitare in questa maniera. E poi c'è la faccenda donna, con questi immigrati che vengono qui, ma li avete visti, giovani, rigogliosi, forti, vigorosi, col sangue bollente, e poi sono aumentati gli stupri. Le donne, chi ci pensa? Ma io adesso mi rivolgo al Signore, pensate, se dovesse venire un regime islamico, dottorando a lei con forti, ma lo sapete che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire rinunciare a tutto quello che i nostri anni hanno costruito nei secoli. Perché noi li abbiamo visti, abbiamo visto quello che loro hanno in mente. Le donne non contiamo niente. Pensateci prima di dare il voto a questa gente della sinistra, ci vuole sostituire con questi qui. In 70 anni non è riuscita a governare l'Italia, ora c'è riuscita a tramite un imbroglio, e adesso cosa vorrebbe fare? Dare la cittadinanza a questa gente, perché finalmente avrebbero il voto da parte loro. Noi italiani, ma noi siamo incarnati a noi da Marcello, possiamo anche emigrare, andare via, anzi sono contenti se andiamo via. Mettetevelo in testa e parlate con i vostri amici, perché così, credetemi, noi non abbiamo più. A parte l'uscita della associazione della Martinella ha con la Lega Nord per tutte le battaglie che in comune abbiamo portato avanti e porteremo avanti nei prossimi mesi sicuramente. Io ringrazio per la parola l'onorevole Andrea Romofì, grazie mille anche a te Andrea per la consiglio di presenza, il ministro del governo Berlusconi alle politiche europee, nonché storico portavoce di Alleanza Nazionale. Grazie a te. Per me è un piacere stare e ritrovare dopo tanto tempo Jacopo, che ho conosciuto ragazzino a fondo della gioventù, bei tempi,
Poi un giorno dovremo scrivere il libro della storia della destra. E soprattutto permettetemi di cominciare per ringraziare un amico caro, profondo, che è Magdi Allarme. Magdi Allarme, oltre che essere un grandissimo giornalista, un bravissimo scrittore, vi consiglio di leggere l'ultimo libro del Corano, la prefazione, che è una cosa che merita, anche per capire fino in fondo, documentandosi, di che cosa stiamo parlando. È una persona che ha messo il cuore oltre ostacolo. Oggi io ritengo che l'Italia per risorgere abbia bisogno di persone come te, che sfidano anche la sicurezza personale per non essere un uomo vile in un paese dove la vita è diventata purtroppo una parte del DNA. Per questo io magari ti voglio ringraziare, sono onorato di essere con te questa sera, perché tu sei una persona con la P maiuscola, un uomo da imitare, un uomo da ammirare. Grazie Mario. E soprattutto alle giovani generazioni, a questi cari ragazzi e ragazze che stanno andando dritti a sbattere contro il muro dell'ignoranza, contro il muro anche della povertà dell'Italia. Vedete, il tema della sicurezza, della giustizia, è un tema spesso che viene banalizzato, ma le parole che prima Magda ha detto rispecchiano gran parte della verità. Vedete, oggi si parla purtroppo di microcriminalità, perché non va nelle cronache dei giornali, perché non va nelle cronache della televisione. Ma poi andiamo a casa della pensionata, che mi è successo qualche giorno fa, la quale è stata scippata fuori dall'ufficio postale e si è spezzato il femore. Quella non è una microcriminalità, quella è una tragedia per lei e per la sua famiglia, con un relativo costo sociale. E chi la difende, quella povera anziana, quel povero anziano? Chi difende quel ragazzo o quella ragazza che vengono nelle periferie di tutta Italia, nel silenzio e nell'apatia della stampa, della pubblica opinione e anche degli stessi concittadini, malmenati, picchiati da questa marea di migranti clandestini che scorrazzano impunemente le nostre periferie? A pochi metri da qua sorgerà una moschea, un vulnus per questa meravigliosa città. Io quando il ministro, ringrazio di aver ricordato, insieme a Maroni, che è stato un grandissimo ministro degli interni, le chiedemmo l'albo delle moschee, ma che se lo ricorda, chiedemmo di sapere quali sono e da dove vengono i finanziamenti delle moschee, perché qui non è in discussione, cari amici, il diritto al credo e alla religione, non è in discussione questo, sono di luce altrove. Noi vogliamo sapere che cosa si predica nelle moschee, noi vogliamo sapere da dove arrivano e per quale motivo ci sono questi infiniti finanziamenti sempre alle moschee. Noi vogliamo sapere quante sono le moschee, fai la idea di chi ci sta, che cosa fanno e cosa dicono. Noi vogliamo sapere perché dopo che Maroni è finito in governo non è stato fatto nulla, nulla, dai ministri degli interni che si sono susseguiti a fuggire, che non sono stati eletti dal popolo, non è stato fatto niente per sapere quanti arrivano, dove sono, che cosa predicano, che cosa c'è dietro. E poi ci lamentiamo magari che ogni tanto andiamo a scoprire che c'è un italiano che è infiltrato, che combatte con il fondamentalismo islamico. Non dobbiamo meravigliarci, questo è soltanto che l'inizio. E nessuno si indigna quando per esempio abbiamo letto lo scorso Natale che a Bergamo hanno impedito di fare il presepio per non urtare la sensibilità di chi? Noi dobbiamo difendere la nostra sensibilità. Chi ha paura di definirsi cristiano? Chi ha paura di definirsi italiano? Non si combatte quella che secondo me è un'invasione non soltanto numerica ma culturale, che è ancora peggio, con abbassare le identità. Non sconfiggiamo il fondamentalismo e il terrorismo togliendo il crocifisso, togliendo il Babbo Natale, togliendo il presepio, addirittura
togliendo la festa della mamma e del papà, come è successo qualche giorno fa. Sto arrivando. Nessuno, caro Magni, caro Jacopo, che invece si è inalberato, ha detto una parola, e mi dispiace dirlo, nessuno anche del nostro schieramento di centrodestra, che tante volte mi devo dire la verità, mi fa veramente schifo quando dice uno che la mia identità di destra, viva Dio, tante volte capiamo perché 9 milioni di italiani non ci votano più. In un liceo di Roma il preside del silenzio più totale ha tolto nel dibattito delle giustificazioni mamma e papà, genitore 1 e genitore 2, e siamo stati tutti zitti, perché è normale, perché è ovvio mettere in discussione la famiglia. Noi abbiamo a Roma, ma lo abbiamo in giro per l'Italia, sindaci ovviamente di centrosinistra, ma anche qualche sindaco della Lega, tipo Tosi, quello non è più della Lega, ma insomma ha fatto anche lui qualche cazzoteria. L'albo delle unioni civili, e nessuno dice nulla. Allora il voto, amici miei, non è un voto soltanto per votare Jacopo, Andrea, Magdi e chi vi pare a voi. Il voto è un voto culturale. Questi signori vogliono mettere in discussione la base della nostra civiltà, vogliono mettere in discussione per esempio il diritto naturale del matrimonio uomo e donna. Tanto ci si può sposare lo stesso tra uomo e tra donna? No, noi dobbiamo dire forte e alto che noi siamo per la difesa del diritto naturale della famiglia, è una sola, tra uomo e donna. E è qui che si perde, non si perde le elezioni, vengono meglio, le perdiamo se non ci troviamo normalmente e che centrodestra è? Che razza di centrodestra è? Se non facciamo una battaglia non soltanto sull'economia o sulle bugie del Pinocchio fiorentino, ma rivendicando la nostra identità nazionale, la nostra identità religiosa, i principi saldi che sono la base di una popolazione che non si chiama paese, ma si identifica nella nazione, nella comunità nazionale, che non è delle solite radici, perché senza le radici si perde. Hanno un obiettivo, immagino spiegherà con la cultura, con la profondità delle idee e con la competenza. Vogliono colonizzare, vogliono abbattere. Vedete, quando vediamo le immagini terribili dei monumenti abbattuti, non è soltanto un'immagine pubblicitaria, è il simbolo del loro dovere, la distruzione di tutto ciò che è cultura, di tutto ciò che è radice, di tutto ciò che è storia, perché loro hanno bisogno di uccidere la storia, hanno bisogno di uccidere la nostra anima. Allora noi la battaglia la possiamo fare sì con le forze dell'ordine, certamente un plauso alle forze dell'ordine che tutti i giorni per andare a salvare centinaia e centinaia di migranti che sono soltanto della carne in mano alla mafia italiana e del magrebino, perché sfruttano le nostre famiglie. E poi vedete, nel Berlusconi lo possiamo dire tutto, però sto governo, il governo a quale ho avuto l'onore di essere ministro, ha fatto delle cose importanti e soprattutto che andavano nel senso della legalità, della giustizia, della sicurezza. Vedete, si parla, voi vi ricordate quando arrivò Gheddafi a Roma? Tutti arrabbiati, perché ha messo la tenda dentro di Panfili. Ha messo la tenda dentro di Panfili. Meglio una tenda che i locali che tutte le sere restano. Però Gheddafi, che poi fu buttato giù non perché era un tiranno, ma perché qualcuno vuole prendere il petrolio, noi avevamo fatto un accordo con i paesi del Maghreb e andavamo io in Maroni, mi ricordo benissimo, e Berlusconi si impegnò tantissimo per far sì che ci potessero essere degli accordi bilaterali, tant'è che per un anno e mezzo non è arrivato nessuno, e non perché li fucilavano
sulle coste della Libia, della Tunisia e dell'Algeria, ma perché c'è degli accordi di bilateralità saltati il governo Berlusconi grazie a una precisissima ricostruzione della nostra amica madre, è ricominciato il caravanserraglio di prima. Perché ragazzi miei, amici miei, amici mia, come si dice a Roma, sull'immigrazione clandestina c'è gente che ci mangia, ci sono le cooperative nostre. Perché non sono per l'accoglienza, per la legalità, per la libertà, per la solidarietà che viene nuovamente pagata da noi. E allora il voto delle vostre amministrative deve essere un voto non per la Lega, per il centro-destra, e diamo di essere eletto, ma perché dobbiamo ripartire dal dire basta, noi vogliamo difendere l'Italia, noi siamo orgogliosi, noi siamo italiani, e si può battere il terrorismo e il fondamentalismo con la forza delle nostre idee, con la nostra anima. A Natale noi faremo un'iniziativa a Roma, metteremo migliaia di presepi, perché vogliamo fare così. Bravo. Migliaia di stelle come te, perché i bambini devono crescere non nella paura, ma nell'orgoglio di capire che c'è un disegno, che c'è anche, come dire, una storia che deve essere raccontata, ma non sottovoce. Non per, Jacopo, battere gli altri, ma per impedire di essere sconfitti noi, con quello che abbiamo fatto. Il segretario regionale della Lega Nord, Manuel Vescovi, grazie Manuel per la presenza. Uno Stato che difende prima i propri cittadini e poi eventualmente gli altri, uno Stato che prima di dare dei denari pubblici ai Rom magari pensa ai propri pensionati. Noi stiamo facendo una ricerca di quanti denari la Toscana sta continuamente dando a fondo perduto a questi campi, e invece di darle a loro noi continuiamo a dire diamo ai nostri pensionati che magari ne hanno più bisogno e magari per 40 anni hanno contribuito alla crescita di questo paese. Diamo la possibilità anche ai Rom di farsi un mutuo e di comprarsi una casa come fanno tutti. Prendiamo uno Stato in cui la certezza della pena non è un gioco di parole ma sia certo. Io ho fatto per 8 anni il poliziotto prima di fare piccolo imprenditore, per 8 anni. Mi sembrava di essere, ti dà una pistola bella, una bella divisa, e poi fai come me facevi da bambino, a guardia e ladri, ti ho preso mentre fai il furto e si riparte da capo. Cioè non cambia nulla, cioè tu sei lì che arresti una persona in flagranza di reato, il giudice la manda fuori e lei esce prima di te. Cioè c'è qualcosa che non va in questo paese, c'è gente che magari per due fotografie si fa 15 anni di galera, e c'è chi magari commette un femminicidio, come diceva stamattina, 30 coltellate alla moglie, e gli dai 13 anni perché non gli dai le aggravanti. Cioè è uno Stato nel quale veramente fa paura, uno Stato capite bene, che dice sì, abbiamo tantissime moschee, accogliamo tutti, e non difende magari le tradizioni di questo paese. Si inventa uno domani mattina, troviamo il crocifisso e apriamo la moschea. C'è qualcosa che non va. Allora capite bene, bisogna risvegliare le coscienze in questo paese. E cosa sta facendo oggi il PD? Compra i voti con gli 80 euro. Allora oggi, secondo me, allora capite bene che dobbiamo mettere in discussione che oggi si tratta di libertà, non degli 80 euro. Oppure viviamo noi in una regione che se niente dici, che non la pensi come loro, perché se non la pensi come loro, allora non puoi lavorare, sei razzista, sei tutto. Ecco, allora noi invece stiamo conducendo un concetto completamente diverso. Dobbiamo unirci per difenderci. Guarda che le amministrative in Toscana sono fondamentali, perché comandano loro, perché sono convinti in modo arrogante di riprendersi di nuovo la Toscana, ma questo giro non hanno fatto i conti con la Lega. Allora è vero che sicuramente c'è un gap di differenza, però noi, le nostre donne, i nostri uomini, tutti siamo uniti, ma non per arrivare lì,
perché la Toscana è una partita nazionale. Se Rossi, Renzi perdono in Toscana, vanno a casa a livello governativo, perché Renzi non è stato eletto. Magari qualcuno dice male la politica, allora dico vai a giocare a calcio, ti danno da mangiare, però poi paghi queste conseguenze, paghi il fatto che trovi e vedi in televisione gente che ti dice che vanno a rubare e prendono 1.000 euro al giorno e se ne fregano se poi il pensionato muore perché gli hanno rubato la borsa. Cioè, capite bene che è un paese del quale uno deve iniziare ad avere paura, perché non è dare diritti questo, vuol dire togliere i diritti a chi questo paese l'ha costruito. Allora dobbiamo risvegliare la nostra coscienza e dire bisogna cambiare. Come si fa per cambiare? Abbiamo una soluzione solo, è il voto. Allora quando uno dice vado al mare, lascio perdere la politica e tutto quale, è quella persona lì che sbaglia e dice oggi vado al mare e non do il voto. Dà un voto a uno che non la pensa in modo diverso, a uno che vuole andare lì a combattere, a uno che dice porta avanti questi diritti. Ecco, vedete, a volte uno, io voglio concludere con la frase che ha detto Matteo Salvini l'ultima volta che è venuto a Firenze, ma ha veramente toccato. Perché lo fai? Perché tu hai due figli e magari i due figli preferivano che facessi un altro lavoro, perché magari per 24 ore al giorno devi cambiare questo paese. Allora noi dobbiamo farlo, perché se ci tolgono i nostri simboli, ci tolgono le nostre tradizioni e i nostri figli dovranno per forza andare in cerca di altre tradizioni che non sono le nostre, queste da 2000 anni. Grazie e buon lavoro. E do la parola per le conclusioni a Martin Cristiano Allan. Grazie Martin. Il mio primo pensiero ogni qualvolta arrivo a Firenze e mi batte forte il cuore è per Oriana Fallaci. Ho avuto l'onore di conoscere e di avere un rapporto intenso, anche se di breve durata, erano gli ultimi anni della sua vita, ma con cui abbiamo condiviso il tema di questo incontro, la sicurezza, la lotta contro il terrorismo islamico, ma anche la denuncia della pavidità di questo Occidente che finisce per sottomettersi. Voglio esprimere la mia gratitudine a Jacopo Alberti, che sostengo sinceramente nella condivisione di valori e di obiettivi. Voglio esprimere la mia gratitudine anche all'amico Andrea Ronchi, che mi ha contattato per partecipare a questo incontro. Grazie a tutti quanti voi per questa vostra presenza e non vi nascondo che sono molto preoccupato quando si parla di sicurezza. Penso al fatto che siamo veramente impreparati a fronteggiare la realtà del terrorismo islamico nel momento in cui ci ha dichiarato guerra. L'ha detto chiaramente l'ISIS, che dopo la Libia Roma sarà il loro prossimo obiettivo. Ci hanno detto che qualora l'Italia dovesse fare la guerra all'ISIS in Libia, con il primo passo ci manderanno 500.000 clandestini, quindi un'invasione. E noi che cosa facciamo? Facciamo finta di niente, ci comportiamo come uno struzzo. Il ministro degli esteri dice una cosa, il ministro dell'interno afferma che sarebbero pronti 5.000 uomini da ingaggiare nella guerra, e un attimo dopo Matteo Renzi mette tutto a tacere dicendo non se ne parla proprio di fare la guerra. In realtà non è solo e tanto questione di volere o di non volere, ma è soprattutto una questione di poteri.
quando penso, e non lo sapevo Manuel che eri stato poliziotto, ma quando penso alla realtà delle nostre forze dell'ordine, non si può non essere preoccupati, che ovviamente ringraziamo per l'impegno veramente incombente. Ma quando penso che oggi l'età media delle forze dell'ordine è di 45 anni, quando penso che lo stipendio medio è di 1.350 euro, che significa vivere in una situazione di frustrazione, di tensioni, di lacerazioni familiari, quando penso che il parco macchine a disposizione delle forze dell'ordine è per un terzo perennemente in manutenzione e tutte le macchine hanno superato 200.000 chilometri, quando penso soprattutto al fatto, e questo l'ha denunciato il segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia, che le forze dell'ordine, a parte 320 uomini delle forze speciali, delle teste di cuore della polizia, dell'arma dei carabinieri, ma le forze dell'ordine non hanno un addestramento adeguato a fronteggiare il terrorismo islamico. E quindi ha chiesto a Matteo Renzi, in una lettera dello scorso gennaio, di finanziare un corso per consentire a 12.000 uomini delle forze dell'ordine di essere in grado di fronteggiare questo terrorismo islamico. Siamo in un contesto di assoluta inadeguatezza rispetto alla minaccia che incombe su di noi. Attentati come quello di Parigi, come quello di Copenaghen, come quello di Tunisi, vedrebbero l'Italia impreparata a fronteggiarlo. E in questo contesto noi non siamo in grado di scegliere, ma finiamo per subire. Non siamo nella condizione di operare come uno Stato che si fa rispettare, ma finiamo per essere uno Stato che si fa umiliare. Questa è la verità. Ed è per questo che è necessario che si cambi radicalmente, subiamo degli investimenti, perché oggi è indubbio che la priorità deve essere quella di salvaguardare la sicurezza nazionale in aggiunta a riscattare il legittimo diritto degli italiani alla vita, alla dignità e alla libertà in un contesto dove si sta perpetrando un crimine epocale. Uno Stato ricco viene trasformato in una popolazione povera. Qui c'è il discorso che riguarda l'euro, che riguarda la moneta, che riguarda la dittatura bancaria e finanziaria, e noi dobbiamo assolutamente porre fine ad un meccanismo vizioso e suicida che ci obbliga come Stato a indebitarci per ripianare il debito. Lo Stato continua a emettere titoli di debito, che sono i bond e i CCD, per poter accedere a liquidità che serve per ripianare gli interessi sul debito, ma in questo modo aumentano gli interessi e aumenta il debito, e lo Stato si rifà aumentando le tasse, tasse dirette, tasse indirette, che arrivano fino all'80%, e di conseguenza fa sì che l'imprenditore, la famiglia, non riescano più ad andare avanti. Questo è uno degli aspetti cruciali della crisi. L'altro aspetto è quello valoriale e sociale. Andrea Ronchi ha sottolineato bene il tema che riguarda la dimensione valoriale. Questa Europa non è nociva soltanto per
la dittatura finanziaria, lo è anche e forse soprattutto per la dittatura relativista. Il relativismo è un'ideologia nel momento in cui ci impone di non usare la ragione, di non fare riferimento a parametri valutativi e critici, perché a prioristicamente, ed è questa la dimensione ideologica, ci impongono di mettere tutte le religioni, tutte le culture, tutti i valori sullo stesso piano, a prescindere dai loro contenuti. Le persone sono pari sul piano del diritto inalienabile alla vita, alla dignità e alla libertà, ma non è affatto vero che le religioni e le culture sono tutte uguali. C'è un abisso. C'è un abisso tra il cristianesimo e l'Islam, ed è il tema che affronto in modo diretto, perché è il tema che giustamente oggi ci preoccupa più di altri, unitamente al tema dell'immigrazione. Il cristianesimo è la religione del Dio che si fa uomo e che si incarna in Gesù. Noi siamo cristiani perché crediamo in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, nato, morto e risorto. L'Islam è la religione del Dio che si fa testo e che si incarna nel Corano. Per i musulmani il Corano ha la stessa valenza di Gesù Cristo per i cristiani. Concepiscono il Corano come opera increata al pari di Allah, della stessa sostanza di Allah, Allah stesso che si manifesta attraverso questo testo, rivelato dall'Arcangelo Gabriele a Maometto secondo la credenza islamica. Ecco perché conoscere il Corano è fondamentale, perché quelle sono le radici ideologiche, religiose e ideologiche, che legittimano l'opera dei terroristi islamici, ma anche l'opera di sedicenti musulmani moderati che stanno promuovendo una strategia di islamizzazione dell'Italia e dell'Europa, apparentemente in modo pacifico, ma in realtà loro usano la nostra democrazia, usano le nostre leggi per invaderci e successivamente useranno la loro legge religiosa, la Sharia, per sottometterci. L'hanno detto, è stato il vescovo Giuseppe Bernardini, pensate nel 1999, che raccontò che nel corso di un incontro di dialogo interreligioso un alto dignitario islamico si alzò e disse esattamente questo: con le vostre leggi democratiche noi vi invaderemo, con la nostra legge religiosa noi vi sottometteremo. Quindi sono molto chiaro, ma guardate, in realtà non c'è nessuna ambiguità da parte degli islamici, c'è solo tanta ignoranza da parte nostra. Anche nella loro preghiera quotidiana, il musulmano credente e praticante prega 5 volte al giorno. Nell'arco di queste 5 preghiere quotidiane ci sono 17 atti devozionali, che sono le posizioni che assume il corpo nel corso della preghiera, quando è in posizione retta, quando è inchinato, quando è prostrato. Ebbene, ad ogni atto devozionale si recita la sura apprente del Corano, la prima sura del Corano, che si conclude con questa invocazione: dacci la retta via, la via di coloro, una via di coloro che hai colmato della tua grazia, e sono i musulmani, non la via di coloro nei cui confronti sei adirato,
non la via di coloro che vagano nell'errore. Lo stesso Maometto, e di conseguenza sono d'accordo tutti i teologi islamici, ci dicono che coloro in cui confronti sei arrivato sono gli ebrei, coloro che vagano nell'errore sono i cristiani. Quindi tutti i musulmani che pregano, a prescindere che siano moderati, integralisti o terroristi, per 17 volte al giorno condannano gli ebrei e i cristiani come miscredenti. E la miscredenza nel Corano è una di quelle realtà che viene sanzionata con la morte. Quindi loro sono molto chiari in questo. Siamo noi che non lo sappiamo, o siamo noi che, anche sapendolo, un attimo dopo ce lo dimentichiamo, perché non riusciamo a elaborare il fatto che dobbiamo affrontare questa realtà. Abbiamo paura di guardare in faccia la realtà, abbiamo paura che dalla denuncia dell'Islam ci toccherebbe poi scontrarci con 1,5 miliardi di musulmani presenti nel mondo. Noi non dobbiamo fare la guerra a 1,5 miliardi di musulmani, ma dobbiamo assicurare che dentro casa nostra i musulmani che scelgono liberamente di risiederci ci risiedano nel pieno rispetto delle leggi e nella condivisione dei valori fondanti della nostra civiltà. E invece purtroppo non è così, non è così, e farò solo un caso menzionato prima da Magda, e che riguarda il velo integrale islamico che in Afghanistan si chiama burqa, in Oriente lo chiamano niqab. In Italia esiste una legge che riguarda tutti gli italiani, uomini e donne, che impone a chiunque di noi di essere presente nei luoghi pubblici a volto scoperto, perché i tratti somatici devono essere chiaramente manifesti e identificabili. Se non che nel 2005, quando era ministro dell'interno Giuseppe Pisanu, che fu uno dei due che tradì Berlusconi, emanò una circolare. La circolare, dal punto di vista giuridico, è uno strumento che ha un valore inferiore rispetto alla legge. È uno strumento che serve a interpretare la legge, ma non può essere discorde con la legge. Invece quella circolare era profondamente in contrasto con la legge dello Stato, perché concepì che il velo islamico, sia quello semplice, cioè il copricapo che copre solo i capelli, ma sia anche il velo integrale, questa gabbia di stoffa che imbacucca la donna dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi, con un'unica fessura all'altezza degli occhi, è da considerarsi anch'essa come vestiario religioso islamico, consentendone quindi l'uso. E quindi da allora le donne islamiche possono liberamente andare in giro in Italia completamente liberate. Ma quella circolare è stata a tal punto subordinata, ha voluto essere a tal punto islamicamente corretta, che ha posto delle condizioni al pubblico ufficiale che dovesse andare a identificare chi si cela sotto questa gabbia di stoffa. La prima condizione è che sia un pubblico ufficiale di sesso femminile. La seconda condizione è che l'accertamento avvenga in un luogo appartato. Cioè, il messaggio che noi abbiamo dato è che in Italia c'è una legge che vale per gli italiani e c'è la legge islamica che vale per i musulmani. Questo è sbagliato, ma siamo noi ad aver commesso questo errore. Cioè siamo noi
che non siamo in grado di far rispettare le nostre leggi indistintamente a tutti. Ed è questo il vero problema. Ci sarebbero anche altri casi, ma non mi soffermo perché richiederebbero molto più tempo sul tema, ad esempio, del matrimonio, dove il riferimento che faceva prima Magda è un riferimento reale e sconvolgente, perché parliamo della poligamia, ma parliamo anche della schiavitù. Il Corano consente all'uomo di poter avere contemporaneamente quattro mogli più tutte le schiave sessuali che può permettersi. La schiavitù è legittimata nel Corano. Anche questo è importante da conoscere. Quando i terroristi islamici dell'ISIS o dello Stato Islamico hanno aperto su questo territorio, a cavallo tra la Siria e l'Iraq, ed è grande quanto la Gran Bretagna, hanno aperto dei veri e propri bordelli sessuali, con dentro delle schiave che sono prigioniere di guerra e sono prevalentemente donne yazide, della minoranza etnico confessionale yazide. Ebbene, c'è un tariffario con cui è possibile riscattare queste donne, e il tariffario parte dall'età di 9 anni, perché là dentro ci sono bambine di 9 anni che prestano i loro favori sessuali, e anche questo non accade per caso. Guardate che i terroristi islamici non sono degli invasati, non sono pazzi che operano in modo arbitrario. Ci sono bambini di 9 anni perché la moglie prediletta di Maometto, che si chiamava Aisha, ed era la figlia del suo più grande amico Abu Bakr, che è stato il primo califfo, il primo successore di Maometto, lui sposò Aisha quando lei aveva 6 anni e consumò il matrimonio quando lei aveva 9. Quindi per i teologi islamici l'età di 9 anni è l'età a partire dalle quali una bambina può prestarsi sessualmente e può essere, come dire, data in sposa. Quindi loro operano in modo assolutamente conforme alle prescrizioni coraniche e in modo assolutamente conforme a quanto ha detto e ha fatto al momento. Ecco perché è importante conoscere le fonti dell'Islam, che sono il Corano e Maometto, principalmente. Passando, per necessità di tempo, all'altro tema fondamentale, che è quello che riguarda l'immigrazione, anch'esso legato alla sicurezza. E noi dobbiamo prendere atto di un aspetto cruciale, di cui si parla poco, ma è che probabilmente l'aspetto più importante in assoluto, ed è l'aspetto demografico. Su circa 500 milioni di abitanti dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, solo il 16%, cioè 80 milioni, ha meno di 30 anni. Sull'altra sponda del Mediterraneo, il 70% ha meno di 30 anni. Noi abbiamo il più basso tasso di natalità al mondo. I demografi ci dicono, con, come dire, la scienza statistica in mano e con la storia in mano, che quando il tasso di natalità cala al di sotto dell'1.9, cioè quando due genitori lasciano in eredità meno di 1.9 figli, non si riesce più a recuperare la cultura e la civiltà di quel popolo. Noi in Italia siamo a 1.3 ed è anche la media europea.
quando noi mettiamo appunto a confronto queste realtà demografiche, noi siamo irrimediabilmente destinati a declinare socialmente e a scomparire come civiltà. Questa è la tragica realtà. Ci vuole un miracolo perché si riesca a risalire la china. Ed è un momento in cui noi dobbiamo credere nei miracoli. Ma come dire, sempre accade quando qualcuno vuole affrontare delle imprese impossibili, bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna darsi da fare. E nel caso specifico abbiamo bisogno di una classe politica che innanzitutto assuma la consapevolezza di questa realtà e operi per accrescere la natalità degli italiani, quindi sostenendo la famiglia naturale, aiutando la maternità. Sostenendo i giovani affinché attraverso la stabilità lavorativa possano diventare rigeneratori di vita. Purtroppo abbiamo una classe politica che fa esattamente l'opposto. Da Monti in poi ci dicono questo: noi abbiamo il più basso tasso di natalità, dall'altra parte del Mediterraneo hanno il più alto tasso di natalità. Il problema è facilmente risolvibile: spalanchiamo le frontiere, perché concepiscono il tutto su un piano puramente quantitativo, ci concepiscono come se fossimo solo braccia e tubo digerente. Noi non siamo soltanto braccia e tubo digerente, noi siamo depositari di un'anima, con delle radici, con una fede, con dei valori, con una identità e con una civiltà. Non è la stessa cosa se l'Italia è popolata da una maggioranza di italiani che ha un riferimento chiaro nel cristianesimo, oppure se l'Italia sarà sempre più in balia di minoranze crescenti, di islamici, di cinesi o di altre etnie e confessioni che non hanno nulla a che fare con il riferimento della cristianità. Ci sarà una sovversione della nostra civiltà, un azzeramento della nostra civiltà, e subentrerà quello che, quando era ministro dell'immigrazione e dell'integrazione, la Cécile Kyenge amava dire come il meticciato culturale. Il meticciato culturale è esattamente questo: azzerare la nostra civiltà e riconcepire la civiltà come la sommatoria di tutte le istanze di coloro che arrivano nel nostro paese, piantano la propria tenda e dettano le loro condizioni. Questa è la strategia che viene messa in atto, quindi nulla accade per caso. Tutto avviene secondo una chiara strategia, compresa questa invasione di clandestini, e anche il fatto che a partire dal 2007, quando Laura Boldrini era il portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di immigrazione e di rifugiati, firmò con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti e con la Federazione Nazionale della Stampa un documento chiamato Carta di Roma, che riguarda proprio il tema specifico degli immigrati, e dove si dice di non chiamarli più clandestini, ma di chiamarli migranti. Le due cose, i due termini non sono la stessa cosa, perché clandestino giuridicamente ha una connotazione ben precisa, cioè qualcuno che viola una legge, che entra in modo illegale all'interno delle frontiere nazionali. Migrante invece è un termine neutro, è una persona che si trasferisce da un punto all'altro. Ebbene, eliminando la parola clandestino, noi non solo abbiamo poi eliminato il reato penale di clandestinità, ma abbiamo eliminato proprio la clandestinità, e nel 2014 siamo diventati
l'unico Stato al mondo che ha investito fino a 10 milioni di euro al mese per farsi autoinvadere. Cioè, questa è la follia degli Mare Nostrum che ha portato l'Italia ad essere sempre più in balia dei clandestini. Ma anche qui la responsabilità è nostra. Cioè, noi siamo i primi responsabili di tutto quello che accade. Questo è un fatto che da un lato deve preoccuparci, dall'altro deve confortarci, perché significa che così come abbiamo sbagliato possiamo anche rimediare, perché dipende innanzitutto ed essenzialmente da noi. Certo, la posta in gioco è immane: affrancarci dalla dittatura finanziaria, affrancarci da questa Europa che ci impone di diventare sempre più poveri, obbligandoci ad acquistare una moneta per la quale paghiamo interessi che si traducono in povertà e in tasse sempre più elevate, riuscire ad affrancarci dalla minaccia del terrorismo islamico, ma anche dalla strategia di chi è a Firenze. Voi avete proprio il presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, Ezzedine Ezzir, che è un personaggio estremamente, scaltro, estremamente astuto. Sono quelle persone che ci rassicurano. Noi non metteremo mai le bombe dentro casa vostra, anzi vi aiuteremo a scovare coloro che vogliono mettere le bombe, ma a condizione che ci legittimate come gli unici referenti, gli unici rappresentanti dei musulmani in Italia. Ci concedete sempre più moschee, sempre più scuole coraniche, sempre più enti assistenziali e finanziari islamici, sempre più centri studi, centri di formazione, movimenti e partiti politici islamici che, abbinati con l'aspetto demografico, finiranno per favorire l'avvento al potere degli islamici per via assolutamente democratica. Pensate che a Oslo, e la Norvegia è uno di quei paesi del nord Europa che ha una popolazione esigua, a Oslo, la capitale della Norvegia, il nome più diffuso in assoluto, quindi non solo tra i nuovi nati, ma in assoluto, è Mohammed. Questo a Oslo. Questo è foriero di cambiamenti radicali che potrebbero accadere anche in altri paesi europei, la Svezia, l'Olanda, il Belgio. È un paese che ho frequentato, così come l'ha frequentato Andrea, per tanti anni. Pensate che a Bruxelles, la capitale del Belgio, su 1 milione di abitanti, il 24% sono musulmani. Ma quando andiamo a considerare la fascia di età al di sotto dei 30 anni, i musulmani a Bruxelles sono il 40%. Ci sono dei quartieri di Bruxelles dove neanche la polizia belga osa entrare. Sono di fatto islamizzati, quartieri islamizzati, dove le donne vanno completamente velate in giro. Questa è la conquista concreta che sta accadendo dell'Europa. E noi continuiamo ancora a domandarci se possiamo o non possiamo fare certe cose. Io ricordo un mio articolo del 2005, all'epoca ero vice direttore del Corriere della Sera, quindi sul Corriere della Sera. Il titolo di questo articolo era "Stop alle moschee". 2005, siamo nel 2015, 10 anni fa, sul Corriere della Sera, non sul Fatto Quotidiano o Lotta Continua, Corriere della Sera. Stop alle moschee, dove evidenziamo che c'era una moschea mania, c'era una corsa a costruire sempre più moschee. E noi oggi ci continuiamo a domandare se sia giusto consentire la costruzione di nuove moschee. 10
vent'anni fa io dicevo la condizione perché una moschea in Italia possa operare, ed era ancora nessuna all'epoca, e che devono essere delle case di vetro. Bravo. Dove, all'interno, si deve obbligatoriamente parlare la lingua italiana, dove i sermoni devono essere in lingua italiana, dove soprattutto i valori professati, diffusi, devono coincidere con i valori fondanti della nostra civiltà. Ma lo dicevo da 15 anni. Oggi io dico che non bisogna più consentire la presenza di nuove moschee in Italia. Basta le moschee. E bisogna assicurare che quelle che sono presenti operino in modo rigorosissimo, in modo conforme alle nostre leggi. E se ad esempio, come è accaduto qualche mese fa, a San Donato in Piave viene registrato un sermone violento dove l'imam, invocando Allah, chiede lo sterminio degli ebrei, non è sufficiente spegnere quell'imam. Davanti a lui, ad ascoltarlo, a pregare con lui, a condividere quello che diceva, c'erano un centinaio di persone. Se noi espelliamo una persona e lasciamo queste 100 persone in libertà, non sappiamo che fine fanno. Quelle 100 persone non erano lì per caso, non erano lì perché erano entrate per caso a bersi un caffè, erano parte integrante di una realtà eversiva. Quindi quelle 100 persone andavano arrestate, bisognava interrogarle, bisognava avere la certezza che non fossero anch'esse parte integrante di una realtà eversiva. Loro ci hanno dichiarato guerra, i terroristi islamici, ci hanno definito lo Stato crociato, ci hanno detto che dopo la Libia toccherà a Roma. E loro sono seri in quello che dicono. Il riferimento a Roma, anche qui, non è casuale. Nulla di quello che dicono è casuale. Loro dicono che occuperanno Roma perché l'ha detto Maometto che occuperanno Roma. C'è un detto attribuito a Maometto ed è considerato veritiero da tutti i musulmani, secondo cui, dopo Costantinopoli, Roma sarà islamizzata. E su questo sono d'accordo tutti i musulmani. I cosiddetti moderati dicono, e tra questi c'è un nome che magari voi non conoscerete, il predicatore islamico Yusuf Kardawi, che ha diciamo, una particolare fama, notorietà, perché predica attraverso la televisione araba Al Jazeera, dice: Roma sarà islamizzata, ma non necessariamente attraverso la guerra. Sarà islamizzata attraverso la predicazione, sarà islamizzata attraverso la volontà dei musulmani, quindi la questione demografica. Ma sono tutti quanti convinti che Roma sarà islamizzata. E quando loro, sulla loro rivista, Dabiq, mostrano in copertina la bandiera dell'ISIS sventolare sul capitello che sta al centro di piazza San Pietro, in realtà non dicono una cosa nuova. Ecco, molti non sanno che Roma è già stata invasa dai musulmani, che San Pietro e San Paolo, la Basilica di San Pietro e la Basilica di San Paolo, la prima volta nell'813 e la seconda volta nell'864 furono saccheggiate e devastate dagli islamici. Soltanto 200 anni dopo la morte di Maometto, Maometto morì nel 632, 200 anni dopo gli islamici avevano già invaso e sottomesso all'Islam tutta la sponda orientale e la sponda meridionale del Mediterraneo, che al 98% erano cristiane, quelle popolazioni al 98% erano cristiane.
e furono islamizzate, avevano già invaso l'Andalusia e sono rimasti 8 secoli in Spagna, avevano già invaso la Sicilia e ci sono rimasti per 2 secoli, avevano creato degli avamposti persino nel nord dell'Europa. Quando io sento alcuni europei occidentali che si vogliono a tal punto del male che arrivano a giustificare, a legittimare le atrocità del terrorismo dicendo per esempio ma anche noi cristiani abbiamo commesso di cotte e di crude con le crociate. Voglio ricordare che le crociate sono iniziate nel 1050, Maometto morì nel 632, quindi 4 secoli dopo, e 4 secoli dopo gli islamici avevano già invaso tutto il Mediterraneo, avevano già sottomesso tutto il Mediterraneo, quindi l'errore storico delle crociate è che le hanno fatte troppo tardi, bisognava intervenire prima. E delle cose che stiamo facendo ora, hanno creato uno stato a cavallo tra l'Iraq e la Siria che è grande quanto la Gran Bretagna, stanno occupando tutta la Libia che comunque è ripartita tra bande terroristiche islamiche con denominazioni diverse, ma non è più uno stato nazionale sovrano la Libia, ci stanno minacciando pubblicamente e noi continuiamo a dire bisogna perseguire una soluzione politica. Cioè questa è la cosa forte. Allora c'è un paese in quell'area, l'Egitto, che ha tutto l'interesse a combattere l'ISIS e ha l'esercito in grado di fare la guerra contro l'ISIS in Libia ed è interessato a sperare questa guerra anche per liberarsi del terrorismo dei fratelli musulmani che continua a operare all'interno dell'Egitto. Ebbene, sarebbe sufficiente, così come fa Putin, di sostenere l'Egitto, di aiutare politicamente, finanziariamente e se possibile anche militarmente l'Egitto per promuovere questa guerra. Cioè se noi vogliamo liberare il territorio, il territorio della Siria, il territorio dell'Iraq, il territorio della Libia, serve un esercito di terra, non è sufficiente fare dei raid aerei. Quindi bisogna essere seri e determinati quando si dice che si vuole combattere e sconfiggere il terrorismo, perché se no ci limitiamo a degli slogan. E al tempo stesso il terrorismo va combattuto qui dentro casa nostra, va combattuto ponendo un argine alla strategia di islamizzazione dell'Italia e dell'Europa. Questa strategia, che è quella dell'Italia lingua rispetto all'Italia gola dei terroristi dell'ISIS o di Al-Qaeda, è molto più subdola, perché una volta che loro si radicano sul territorio diventa estremamente arduo riuscire a sradicarli. Quindi dobbiamo da subito porre un argine a questa strategia, cominciando a dire chiaramente che noi le moschee non le vogliamo più perché non ci appartengono. E pensando che quello che si predica all'interno delle moschee, e cioè il Corano, è incompatibile con la nostra civiltà. Ci sono innumerevoli versetti del Corano che senza alcuna ombra di dubbio sono una apologia di odio, di violenza e di morte. Cioè come è possibile nutrire dubbi sul fatto, ad esempio, che i versetti 12-17 della Sura ottava del Corano, in cui Allah stesso dice getterò il terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. Cioè com'è possibile di fronte a questa rivendicazione di orgoglio
di Allah per l'uccisione dei miscredenti. I miscredenti siamo noi, i miscredenti sono gli ebrei, i miscredenti sono tutti coloro che non sono musulmani. Non preoccuparci, oppure continuare, come purtroppo avviene anche all'interno della Chiesa, continuare a reiterare la litania delle tre grandi religioni monoteiste, rivelate, abramitiche, celesti del libro, che mette sullo stesso piano ebraismo, cristianesimo e islam. Io a riguardo voglio essere molto molto chiaro: o si è cristiani o si è musulmani, ma non si può essere cristiani e legittimare l'islam, perché è il suggello della profezia e i Vangeli sono il compimento della rivelazione, oppure hanno ragione loro che dicono che lo è Maometto e il Corano. Quindi quando io sento anche il Papa parlare dell'Islam come se fosse un testo sacro di Maometto, come un profeta, gli dico con grande chiarezza che chi legittima l'Islam delegittima il cristianesimo. Bravo. Bravo. Diverso discorso che riguarda l'amore per il prossimo. L'errore in cui si incorre all'insegna dell'ideologia del relativismo è quello di immaginare che per rispettare, amare i musulmani come persone, acriticamente, automaticamente dobbiamo legittimare l'Islam come religione. No, noi dobbiamo rispettare, amare le persone mantenendo ferma la certezza della nostra fede e senza incorrere nell'errore di mettere tutto e il contrario di tutto sullo stesso piano, perché questo significa delegittimarci, significa perdere la certezza di chi siamo sul piano delle radici, della fede, dell'identità e della nostra civiltà. Concludo dicendo questo: l'esortazione evangelica "ama il prossimo tuo così come ami te stesso", e lo dico soprattutto alla sinistra, va applicata nella sua integralità. Non possiamo limitarci alla prima parte, ama il prossimo tuo, punto. No, c'è anche la seconda parte, così come ami te stesso. Cioè noi non possiamo donare amore se non siamo colmi di amore. Non possiamo pensare al prossimo se innanzitutto non pensiamo a noi stessi. Bravo. Non possiamo dare... €35 ai clandestini che arrivano, e c'è un terzo dei pensionati italiani che deve sopravvivere con meno di €500. Bravo. Ci deve essere grande chiarezza, perché chiunque di noi dovesse ad esempio accogliere dentro casa propria una persona, un ospite, perché siamo animati dall'amore nei confronti del prossimo, bene, la prima cosa che noi chiederemo a quest'ospite è di rispettare le regole che ci hanno consentito di essere a tal punto civili e a tal punto, diciamo, con una disponibilità materiale da poterlo accogliere. Ma se non esigiamo il rispetto delle regole, quella casa, la nostra casa, cesserà di essere nostra e cesserà di essere anche nella disponibilità degli altri. Ed è arrivato il momento in cui questa regola, cioè il far rispettare le regole, il senso del dovere, la responsabilità, deve diventare parte integrante della gestione dello Stato. Non è possibile che abbiamo una classe politica che, anziché occuparsi in via primaria del bene dei propri cittadini, degli italiani, si preoccupa in via primaria dei clandestini. Questo è un...
questo dobbiamo, come dire, denunciarlo e dobbiamo diffondere questa realtà. Vedete, questo è il compito principale che oggi, come dire, spetta a tutti quanti noi. È quello che ciascuno di noi può fare, diffondere la corretta rappresentazione della realtà, perché questo ci consentirà di fortificarci dentro, di essere certi di chi siamo, di avere una corretta rappresentazione della realtà, ed è solo in questo modo che noi potremo anche poi assicurare che le nostre azioni siano conformi alla verità e siano conformi ai valori che in cui noi crediamo. È una missione questa, ed è la missione probabilmente più ardua che abbiamo, e non c'è tanto tempo per portarla a compimento. Ogni giorno che passa diventiamo sempre più poveri, ogni giorno che passa diventiamo sempre più minoranza in questo paese. Ecco perché loro hanno tutto l'interesse a tergiversare, a protrarre questa situazione. Ci incantano con i loro discorsi, ci dicono che la situazione è migliorata perché il PIL registra un aumento dello 0,01, ma in questo modo noi arriveremo al punto in cui saremo persino incapaci a reagire, e li ringrazieremo se a fine giornata ci concederanno il piatto di minestra. Ribellarci e dobbiamo sostenere tutte quelle forze, e qui c'è la Lega Nord, con cui ho condiviso e lo ripeto valori e obiettivi, c'è l'amico Andrea Ronchi che ugualmente, come dire, porta avanti questa stessa battaglia, e quindi mi auguro che tutte queste forze possano provocare un vero e proprio terremoto politico che scuota dalle fondamenta il palazzo del potere in Italia, che faccia capire loro che noi non ci stiamo più, che è arrivato il momento di cambiare. Grazie.